È un po' da capire che cosa succederà perché lo spazio sembra sempre più ridotto e il film ha avuto una genesi, diciamo, sfortunato, anche se parlare di fortuna e sfortuna di un film rispetto a una tragedia planetaria. Però nello specifico, insomma, il film doveva uscire a marzo, poi si è deciso di non passarlo direttamente sulla piattaforma, nonostante fosse finanziato da una piattaforma, quindi a quel punto poteva essere il normale sbocco, vista la situazione che si era venuta a creare. Invece si sono fatte le proiezioni, un po' le arene, che, diciamo la verità, insomma, sono contestualizzate nel momento. È stata un'esperienza comunque piacevole, ecco. L'alternativa sarebbe stata andare subito sulle piattaforme, invece c'è stata questa cosa in più. L'idea nasce, cioè mi sono mosso in tre direzioni. La prima volevo sfruttare e indagare in realtà il sentimento della frustrazione. Quindi ho usato una passione, quella del calcio, un film sul calcio, per raccontare anche ben altro. Il primo era quello del sentimento della frustrazione. Intorno a me per molto tempo osservavo anche amici, persone che conoscono, nei vari campi. Passano le giornate più a rivangare e a rimpiangere quello che avrebbero dovuto fare, quello che sarebbe dovuto succedere secondo uno schema che è tutto loro, perché poi la vita non è così. E quindi questo sentimento della frustrazione, che calzava perfettamente in questo personaggio, per me è stato un motore, diciamo. Il secondo motivo è stato la possibilità, attraverso un film che racconta una storia anche lineare, un uomo che va a prendere un bambino, eccetera, eccetera, la possibilità di raccontare cose per me importantissime usando la metafora che ho sempre usato nei miei film, è una delle cose che mi appassiona di più. E poi sicuramente quello che mi ha animato è, insomma, la possibilità di fare un film anche un po' diverso rispetto a tutti quelli che avevo fatto prima. Ho avuto un'esigenza di provare con umiltà nel raccontare con toni diversi, mantenendo quello che volevo dire, ma ho fatto una prova, ecco. A un certo punto sono andato al cinema e ho visto un film dei registi che io amo molto, ma con cui ho avuto anche un confronto tanti anni fa, insomma, e dicevo sì, però è sempre lo stesso film. Allora giochi sempre nel sicuro. Io, che forse sono nato per farmi male, non lo so, ho detto proviamo a fare una partita diversa. Il cinema poi è questo, anche la bellezza, no? Che puoi variare.